1455. A Magonza, in Germania, Gutenberg inventa la stampa a caratteri mobili. E il resto è storia. Gli scritti possono essere copiati, raccolti, distribuiti ad una velocità impressionante per l'epoca. Nel 1563, a Venezia, appare il primo foglio di notizie. Di cosa trattava il primo giornale della storia? A Venezia. Di economia. Questi fogli di notizie venivano usati per informare i mercanti delle guerre in corso e dei conseguenti cambiamenti delle rotte mercantili. E ho detto di economia e non tanto di guerra perché il giornale riportava anche le navi affondate o i carichi dispersi in un'ottica monetaria del successivo valore delle merci. Costava 2 soldi e all'epoca nella Repubblica Veneziana i 2 soldi, la moneta da 2 soldi, si chiamava gazzetta. E da lì ancora oggi il giornale, un sinonimo di giornale, è la gazzetta. Da far notare che il titolo delle notizie era solo data e luogo, senza alcun compito informativo. Arriva il 600 e con quello i settimanali, formati da più fogli messi assieme che riportano le notizie locali e delle corti più importanti. 1700, dai settimanali si passa ai quotidiani. Nel 1753 a Londra in un anno si vendono 7 milioni e mezzo di copie. Il pubblico inizia ad aumentare, gli interessi iniziano a dividersi e così nascono i magazine e le riviste. 19 secolo, stampa a vapore, cartografia, il treno, il telegrafo, la macchina da scrivere, il telefono. La creazione e la distribuzione della stampa è veloce come mai prima d'ora. Anni 60, giornalismo indipendente. Giornalismo non professionale che privilegia la vicinanza agli eventi e che disdegna le logiche commerciali. Anni 2000, stampa digitale e i blog di notizie. La diffusione delle notizie è sempre più capillare e immateriale, veloce e onnipresente. Ho cestinato tantissime nozioni al riguardo per far stare tutti in una videopillola, ma prometto che farò altri video sullo stesso tema. Fino ad allora, iscriviti. E se hai qualche altro suggerimento per rendere il video più completo, scrivilo qua sotto.